Bentrovato, bentrovata. Sono Paola, operatore di Somatic Experiencing in Italia, e sarà la mia voce ad accompagnarti durante l'esperienza di oggi. Stiamo concludendo questo ciclo di pratiche. Il punto numero 15 si intitola Siamo Amore. Il numero 15 in ebraico rappresenta il fiorire della vita nella creazione. In questa esperienza proviamo a trovare la connessione con la nostra natura essenziale. La nostra attenzione tende, per abitudine, a identificarsi con i nostri stati difensivi e ci dimentichiamo di chi siamo realmente. Il punto è che una parte di noi sa già che quel sé spaventato e segnato da alcune esperienze non è la nostra vera identità. Non si tratta di combattere, eliminare o risolvere. Vediamo insieme se è possibile lasciare lo spazio in noi all'esistenza di un paradosso. Possiamo permettere alle nostre difese di esserci, riconoscere il bisogno di protezione e andare oltre alle nostre identificazioni limitate e impoverite da ferite e convinzioni, per scoprire e ritrovare la nostra essenza, le nostre qualità innate e incondizionate. Per fare questa esperienza ti invito a trovare un posto. Può essere il tuo spazio, dove hai già praticato le volte precedenti, o uno spazio nuovo che senti in sintonia con te in questo momento. Trova una posizione in modo da essere seduto o seduta, sentendoti comodo, comoda. Prendi qualche momento per realizzare come ti senti in questa posizione e nello spazio dove ti trovi. La luce che c'è nella stanza. Forse c'è un profumo, i rumori che senti provenire dall'esterno o il silenzio che ti circonda. Vedi se puoi stare mentre noti e osservi semplicemente ciò che c'è. E sentire in tutto questo te stesso, te stessa, mentre sei parte. Prendi contatto con il ritmo del respiro. L'aria che entra, che esce, in modo semplice e naturale, seguendo il suo ritmo. Porta ora la tua attenzione al cuore. Senti o immagina il suo ritmo, le sue pulsazioni. Se ti aiuta, puoi appoggiare le mani sul torace e sostare un po' in questo ascolto. Nell'ascolto di questo ritmo. Nota se accade qualcosa in te, se qualcosa del tuo corpo si assesta in modo diverso,
come risponde il tuo corpo. Ora ti invito a ricordare un momento della tua vita in cui qualcuno ha visto in te una qualità particolare, la tua bontà o generosità, ha riconosciuto la tua bravura, ha visto una tua dote e ti sei sentito profondamente visto e riconosciuto, non solo come persona ma come essere. Richiama questo momento e le emozioni o i sentimenti che hai provato. Forse gioia, stupore, gratitudine. Cosa accade in te in questo momento? Potrebbe emergere sulle tue labbra un impulso che porta gli angoli della bocca a sollevarsi verso l'alto, a formare un sorriso. Forse sale una commozione, forse ancora ora mentre ricordi. Ti senti toccato o toccata da questa esperienza. Trova il tuo modo per riconoscere ciò che stai provando nel ritornare a questo ricordo, a questa esperienza. Mantieni il contatto con quei momenti, ripercorri le immagini, le sensazioni. E mentre richiami questa esperienza, porta l'attenzione alla zona del cuore. Nota se anche in quest'area del tuo corpo sta cambiando qualcosa. Potrebbe essere un senso di espansione, di calore, di quiete. Rimani, esplora. Segui le tracce somatiche. Scopri cosa fa nascere in te questa esperienza. Cosa muove interiormente. Se ti va, ora ti invito a giocare con la fantasia. Un po' come fanno i bambini, con quell'innocenza, quell'ingenuità e curiosità. Immagina di tornare a dove eri prima di nascere. Dove eri? Chi o cos'eri? In che spazio arrivi mentre ti lasci portare da questa intenzione? È un po' come se tornassi a una sorgente, alla sorgente divina dove tutto ha origine. E tu sei parte di essa.
provieni da lì, dove tutto è uno. Cosa noti in te? Appaiono delle sensazioni, delle immagini? Che qualità ha questa sorgente? In che modo senti che ti appartiene? Prendi tempo rimani curioso, curiosa. Come se ripercorressi un viaggio da qualche parte conosciuto. Prova a riempirti, a espanderti. Orientati in questo spazio come se volessi assorbire le qualità che senti. Come se in questo spazio potessi ritrovare i doni che immagini o sai di avere. Magari emergono come un'intuizione. Magari ricordi una parte a cui non hai dato piena possibilità di esprimersi nella tua vita, finora. Potrebbe essere che senti una musica, dei cori, che vedi dei colori. Ricontatti gioia, la voglia di giocare. O ancora trovi pace, luce. L'universo. Le stelle. O altro ancora. Prendi lo spazio che ti serve per questa esperienza. Sei in questo spazio dove puoi semplicemente lasciarti essere. Magari ti senti librare, libera o libero. O danzi, fluttui. Semplicemente sei pura coscienza. Prendi tutto il tempo di cui hai bisogno e sai che se vuoi puoi mettere in pausa l'audio per assaporare per più tempo questo spazio, queste qualità.
poi, lentamente, come se fossi richiamato, richiamata a tornare nel presente, vedi se è possibile prepararti al rientro dicendo semplicemente sì con il tuo cuore. Un sì incondizionato a te, alla persona che sei, alle tue potenzialità, un sì ad essere qui, ora, nella vita. Com'è essere in contatto con questo sì nel cuore? Ricorda di portare con te nel tuo bagaglio la connessione al cuore, alla tua capacità di amare, le tue qualità, la tua creatività, ai doni che porti. Nota come ti senti in questo momento dentro di te, come risponde il tuo corpo a questa esperienza. Accogli le risposte che arrivano. Ognuna va bene. Lentamente riprendi contatto con te e con lo spazio fisico in cui ti trovi. Ancora una volta, prima di aprire gli occhi, porta le mani al torace. Prendi un po' di tempo per sentire la connessione con te stessa in questo momento. E quando sei pronto o pronta, lentamente apri gli occhi. Osserva la stanza. Prendi contatto con i piedi che appoggiano al pavimento. Il bacino accomodato sulla sedia. Forse la schiena è appoggiata allo schienale. Vedi com'è essere qui in questa stanza, ricordando la tua essenza. Fa semplicemente conoscere al mondo l'essere che sei. Come un fiore che si apre e emana la sua bellezza. Ognuno di noi è unico. In tutto il pianeta non c'è un essere uguale a un altro.
Per il momento concludiamo la pratica e ti auguro un buon proseguimento di cuore nella tua vita.